Sono in compagnia di Luca Betti, fondatore e ideatore di Chimera Automobili. Benvenuto su Motori TV. Ci racconti qual è la missione di Chimera Automobili? Chimera Automobili è qualcosa che porto dentro di me dalla mia precedente vita di pilota di auto da corsa e di fatto è il contenitore della mia passione forte per il mondo dell'automobile, per quello che appunto queste vetture che ci circondano mi ha trasmesso fin da quando sono bambino. In questo io e i miei collaboratori e tutte le persone che lavorano con me, anche le aziende dell'Interland torinese, che ha una grandissima e profonda cultura dell'automobili, portano e sintetizzano in questo prodotto che rappresenta di fatto un aggiornamento e un avanzamento di quello che sarebbe potuto essere questo mondo se non si fosse smarrito. Ecco, qui a Ginevra in particolare avete portato una vettura spaziale, possiamo definirla così? Grazie, sono contento. La nostra Evo 38, l'ultima nata, appunto, debuttato qua in Worldwide Premiere, è la sintesi appunto di quello che stavo dicendo prima, una trazione integrale che quindi riassume un po' tutto quello che è stato poi il mondo Martini Racing nei rally, con di fatto 600 cavalli e un upgrade rispetto all'Evo 37 che dà ancora più una tecnologia e un sapore di piacere di guida estremo. Quindi l'obiettivo è dare nuova vita a queste vetture da corsa che hanno segnato un'epoca? L'obiettivo è continuare a fare prodotti umani, prodotti che trasmettono emozione data dalle sensazioni, dai quelli che sono i sensi, e quindi non solo prodotti digitali, siamo qua anche per far vedere la macchina dal vero, non solamente su un prodotto digitale, e quindi tornare a delle origini estremamente umane e meccaniche. La produzione sarà in serie o sono numeri limitati? È come la Evo 37 che è stata progettata e ideata per essere costruita in soli 37 esemplari, questa ne darà uno in più proprio per il numero che porta in sé.